sempre stati un po' controversi perché da una parte si sono trovati magari sullo stesso fronte sul tema per esempio del commercio di organi e quindi questo aveva creato anche diciamo, un dialogo tra il sindaco e il Papa rispetto a questa questione diciamo, della lotta al commercio degli organi. Dall'altra però il registro delle unioni civili, i matrimoni gay e via dicendo evidentemente avevano già fatto un solco profondo tra il Papa e il sindaco, ma non è questo il punto. Cioè, il Vaticano per quello che riguarda soprattutto la pratica giubileo è, come dire, sostenuto da una millenaria concretezza, non interessa il colore, interessa avere un interlocutore credibile. E già dalla primavera per il Vaticano la Giunta Marino e il sindaco non erano un interlocutore, diciamo, certo e sicuro, tant'è che lo avevano già di fatto bypassato, interloquendo direttamente con il prefetto Gabrielli, e questo avveniva già nelle riunioni prima dell'estate, prima del viaggio a Filadelfia. Dopodiché, Marino probabilmente ha cercato, diciamo, in extremis un recupero, cercando di essere a tutti i costi poi ricevuto dal Papa negli Stati Uniti, e questo lo ha irritato Papa Francesco, che di fronte Ecco a una. perché questo si è detto, Papa Francesco è vero che è un Papa diverso, no? Che abbiamo imparato a conoscere, sicuramente esce dagli schemi abituali, però è anche vero che molte persone si sono dette quel giorno su quell'aereo, ma perché deve essere il Papa a esprimersi in questa maniera e non lasciare magari a un suo delegato una risposta più morbida, più, no, più diplomatica, più Perché perché? la domanda gli è stata fatta da un collega che assolutamente ha fatto questa domanda non chissà per quale complotto, ma perché Marino in quelle ore su un giornale che era addirittura distribuito sull'aereo aveva detto è stato il Vaticano che mi ha invitato ripetutamente a venire. Dopodiché era stato poi il sindaco di Filadelfia che comunque lo aveva invitato. E il Papa già sapeva, e i suoi collaboratori già sapevano che Marino aveva prestato a lungo per potersi incontrare privatamente col Papa in quel luogo, il Papa già gli aveva detto no, e quindi alla fine c'è stata questa irritazione insomma, di Francesco. D'altronde, guarda, io come testimonianza diretta posso dire che il Papa sa essere tanto affettuoso, cordiale con i poveri, con gli ammalati, con le persone, tanto sa essere gelido e scostante con chi magari è espressione del potere quando questo a lui non aggrada. E credo che anche la pratica Marino, il 1° di novembre, quando si Il primo novembre, infatti, incontreranno questo stavo per chiedere, al ci sarà un altro verano, appuntamento molto sì, ma io atteso. penso che insomma, posso prevedere che il Papa potrà risolvere questa pratica in pochi secondi con una stretta di mano. Per il Vaticano oggi il tema è chi sarà il commissario straordinario per Roma, se saranno realizzate quelle cose minime che servono per i pellegrini, i percorsi per i pellegrini, l'assistenza sanitaria, la sicurezza, insomma le cose minime che hanno chiesto. Dopodiché i tormenti di Marino, i tormenti del PD romano, il fatto che Marino magari utilizzi lo spettro del 5 Stelle per cercare di rimanere in sella, tutto questo al Vaticano non interessa. E lo spettro